Benvenuti e bentornati di nuovo qui sul canale dello stampo, uno stampo amareggiato, uno stampo un po' così oggi, diciamo. La risposta più, diciamo, la risposta più affine a quello che è successo è rispondere con una domanda. Boh, punto di domanda. Rispondiamo a una domanda con una domanda esclamata. Boh, cosa è successo ieri? Blackout. Si è spenta la luce. Allucinante come il freschetto che fa, 3-4 gradi al sole, venticello bello secco, bello d'altura proprio. E così blackout totale di tutti i giocatori. Il migliore, mamma mia, che sole che c'è, una roba allucinante. Il migliore è stato Donnarumma. Cioè, migliore, sì. Due gol di cui il primo non poteva fare assolutamente nulla. Vuoi anche un po' di sfortuna, di sfiga all'ultimo, tac, piedi di Dalot o di, adesso non mi ricordo bene se è stato Dalot. O la gambetta del capitano, lui era libero, tracchio infilata. Il secondo gol, vabbè, ma secondo me cambiava ben poco, si vedeva che proprio la spina era spenta. Non Zlatan male, Manzio che ci è entrato dopo male, proprio spento, scarburato completamente. Un Çalhanoğlu che ci cischiava col pallone e lo perdeva, e che sì, anche lui sembrava essere tornato il palombaro di una volta, col suo tutone. Boh, non si capisce, sinceramente non si capisce cosa possa essere successo. Oggi sono uscite alcune esclamazioni destabilizzanti riguardanti Çalhanoğlu, Ibrahimovic. Boh, magari potrebbero essere un po' delle cavolate, potrebbero essere chissà che cosa, come potrebbe essere stato magari un richiamo potente a livello fisico, a livello di preparazione. Piedi, come si suol dire, imballati, duri, tosti, macignosi. Ma secondo me è stata una di quelle partite in cui non sono mai scesi in campo, hanno così la trallallero, dobbiamo scendere, scendiamo. Non si sa, non si riesce proprio a capire, questo. Addirittura sembrava ci fosse il divario tra lo Spezia e il Milan, e erano sempre i primi sui palloni, i primi in tutto, ma quando dico in tutto è in tutto, nei contrasti, nel prendere la palla, nel colpire la palla di testa quando magari il portiere rinviava o c'era una palla alta. E noi eravamo secondi, terzi o quarti addirittura in tutto e per tutto. Cioè, una partita dove ovviamente il risultato finale non può essere che 3,5 in pagella. Più di un 3,5, un 4 addirittura, a mio avviso, è esagerato. È stata proprio la partita più brutta sicuramente dopo quella dell'Atalanta dell'anno scorso. C'è poco da fare, non sono scesi in campo, non giocavano, erano dentro i loro cloni, non so che cosa, erano imbalsamati, ecco. E un aggettivo per qualificare tutti gli 11 scesi in campo erano gli imbalsamati. Ragazzi,
Geneminga, come si suol dire, Geneminga. Quelli lì non aspettavano altro di fare la partita della vita, partita della vita che sicuramente, sinceramente, a mio avviso non è stata fatta. Hanno giocato una buona partita, ma con un Milan che tirava al 100% come le altre partite non li avremmo neanche visti scendere in campo. Lo Spezia, però ovviamente giocando in quel modo, in quella maniera, anche una squadra di promozione o di eccellenza, a mio avviso, sarebbe stata in grado di poter battere il Milan di ieri. Speriamo sia un qualcosa di così passeggero, ma dopo 3, 4, 5 minuti già si stava capendo l'impronta della partita. Fatto sta che verso il 60esimo, quando poi è stato segnato il 2-0, dopo 5 minuti volevo spegnere la partita, perché già capivo e già si vedeva che comunque sia sarebbe stato quello il risultato finale. Ho detto, dopo aver segnato lo Spezia, ho detto, se entro un quarto d'ora, intorno al 70-75esimo, non gli si riesca a fare almeno un gol per poter comunque sia poi andare a sperare, sicuramente al 100% sarebbe finita male. Infatti poi è finita male, perché è difficile cambiare l'impronta ad una partita iniziata in un certo modo. Se nasci male è difficile che puoi morire bene, questo è il mio nuovo detto: se nasci male è difficile che muori bene. Quindi speriamo sia semplicemente un passaggio così momentaneo. Speriamo che il Kazim ritorni a pompare inesorabilmente come è successo. Speriamo che sia semplicemente una nuvola passeggera che ha inombrato il cammin di nostra vita. Stasera per la prima volta gufferemo noi, ovviamente. Vediamo un attimino se le mie gufate ovviamente porteranno il frutto di Sampdoria-Inter, che ovviamente vinse contro l'Inter, però la vedo dura. Questa è l'occasione per i cugini e non cugini, la sponda nord di Milano, di passare i primi. Vediamo un po' che combina anche lì. E niente, ragazzi, che dire, 3,5 in pagella a tutti. Donnarumma 5,5, dai, ne ho perso la fine, 5,5, sufficienza a nessuno, ha giocato meglio il migliore, il più del 5,5 fa capire, ovviamente, di che morte siamo morti. E 3,5 la media generale, tra il 3,5 e 3,8, 3,5 tutti, dai, via, fuori, fior de ball. D'altra parte, quando a 15 minuti dalla fine vuoi spegnere il televisore e prendere il cellulare e sbatterlo contro il muro e disintegrarlo in mille pezzi, e di cui le parti della batteria le vorresti utilizzare per aumentare la durata, ovviamente, del monopattino, vuol dire tutto. Come sempre, al prossimo video, mi raccomando, come sempre, campanellone enorme, gigantesco. Ovviamente, quando parla lo stampo è sempre obiettivo. Quando Geneminga, anche in questo caso Geneminga, ma nel senso opposto, cioè nel senso, abbiamo fatto veramente cagare. Complimenti, ragazzoni, complimenti. E campanellone, sottoscrizioni, visualizzazioni, go go, come sempre, e al prossimo video. Ciao, ragazzi.